che reciterà in lingua straniera e poi troveremo la modalità della traduzione sempre sui pannelli come l'anno scorso, che è stata graditissima. È una compagnia di primo livello di San Pietroburgo che ha assolutamente una qualità e una internazionalità, ha recitato nei più grandi teatri di tutto il mondo, che ci propongono il racconto d'inverno di Shakespeare. E il laboratorio diretto da Alessandro Gassman, dal titolo Fabbricare Teatro, si concluderà con un incontro pubblico con la presenza dell'astrofisica Margherita Hack e del teologo Vito Mancuso. Cominciamo a lavorare su un testo che da molti anni volevo mettere in scena e che parla della creazione dell'universo. È una commedia molto divertente in realtà, nella versione vicentina, diciamo, in occasione del ciclo dei classici, le presenteremo un escurso, vorrei chiamarla una pillola di universo, non sarà uno spettacolo che durerà circa mezz'ora. Il workshop è rivolto ai giovani attori della regione, a coloro che vogliono occuparsi di regia, quindi giovani futuri registi del territorio veneto, e credo che sia una grandissima occasione. Sul tema delle primarie nel PDL interviene l'europarlamentare e vice coordinatore provinciale Sergio Berlato. Questo importante strumento di democrazia partecipata deve essere usato da subito e per tutte le prossime scadenze elettorali, a cominciare dalla preparazione delle liste per le provinciali che si terranno l'anno 21, e per seguire poi con quelle delle comunali di Vicenza e ancora con l'individuazione di candidati al Parlamento. La mia idea di primarie, precisa Berlato, è di attribuire ai cittadini il diritto di proporre propri candidati anche al di fuori di nomi avanzati dai partiti. Sono convinto che se ci fossero state le primarie per il candidato sindaco, il centrodestra non avrebbe perso il comune di Vicenza. La provincia inaugura un servizio gratuito di mediazione familiare. Avrà sede a Palazzo Arnaldi, sarà aperto il martedì e il giovedì dalle 14 alle 18 e il mercoledì dalle 10 alle 13. Con lo sportello di mediazione familiare, la provincia istituisce un servizio per accompagnare la coppia che vive un percorso di separazione. Uno spazio che sostiene la bigenitorialità e favorisce la comunicazione fra le parti, soprattutto per tutelare i figli. Potrà essere un valido punto di riferimento perché cerca un accordo soddisfacente per arrivare a soluzioni condivise che permettano di riorganizzare le relazioni familiari. Le coppie avranno il supporto di un consulente legale dedicato, un modo innovativo, ha ricordato il presidente della provincia Schneck, per affrontare un problema che riguarda un numero sempre maggiore di coppie. L'obiettivo fondamentale è quello di ridurre la conflittualità, posto che quasi sempre esiste una conflittualità aperta o latente, la mediazione ha proprio questo scopo, quella di aiutare i coniugi, i genitori, a comprendere che riducendo la conflittualità i figli stanno meglio. Torna per la terza volta la presidenza del Vicenza Calcio. Sergio Cassingena si affiderà a tempo pieno a questo incarico, vuole recuperare il rapporto con i tifosi. Intanto è stata decisiva la sua scelta per convincere Cristallini a rimanere in bianco-rosso. Il prossimo 30 giugno andrò in pensione e potrò dedicare tutto il mio tempo al Vicenza Calcio. Le trattative di cessione fin qui condotte non si sono concretizzate. Torno in prima persona alla guida della società nel segno della massima continuità. Queste le prime parole nella conferenza stampa odierna di Sergio Cassingena, che per la terza volta torna a guidare il sodalizio biancorosso, intenzionato anche, se possibile, a rilevare il 70% delle azioni societarie tuttora in vendita. Obiettivo principale è ripristinare il rapporto con i club e la tifoseria. Mi auguro che si creda al fatto di aver capito i miei errori che comunque partono da un presupposto che solo oggi riesco a capire, forse perché prima non ce l'ho fatta, riesco a capire che quando mi si parla che il Vicenza è un patrimonio comune, quel comune non ha niente a che fare se non coi tifosi. In tema tecnico, l'allenatore, in questo caso ci sarebbe in pole position Davis Mangia, è il primo obiettivo. Adesso sabato mattina, perché Paolo è via per motivazioni di mercato, sabato mattina ci incontreremo con lui e con Stefan e cominceremo a disegnare gli organigrammi quanto riguarda la prima squadra e tutto il storico giovanile. Cosa potremo fare l'anno prossimo? Beh, sicuramente, come sempre, cercare di trovare le forze attraverso il mercato, di creare una squadra che abbia voglia, prima di tutto, di confrontarsi con se stessa e di raggiungere una meta sola, quella di fare un bel calcio, e mi auguro che si riesca a tornare a divertirsi allo stadio. Loki Asiago, vincitore per il secondo anno consecutivo del campionato, ha fatto visita oggi a Palazzo Balbi al presidente della regione Luca Zaia e alla giunta, e ha consegnato al governatore una maglietta della squadra di Asiago.
E dopo tante voci adesso è ufficiale, Sandro Orlando non è più l'allenatore del Familiar Schio dopo 4 stagioni ricchi di successo. Entro il fine settimana si saprà il nome del sostituto sulla panchina della squadra campione d'Italia. E adesso spazio ancora alla pubblicità e all'informazione finanziaria. Sotto costo, The Spar Eurospar. Latte intero UHT Parmalat 1 litro a 89 centesimi. Olio extravergine Monini 1 litro a 3,29 euro. Biscotti Mulino Bianco a 99 centesimi. RAE Batterie. Offre servizio di vendita, installazione batterie di ogni genere. Diteci cosa volete muovere e noi vi daremo l'energia per poterlo fare. RAE Batterie è a Vicenza, prima del cavalcavia di Porta Padova. Nuovo punto vendita ad Alte di Montecchio, fronte Ramonda. Cabinato Expert. Da 40 anni qualità e servizio. Cabinato Camisano. Rincorri la convenienza. Ogni sport, Boxer Mare O'Neill, North Sales, Adidas. A partire da 9,90 euro. Ogni sport. Creazzo, Cornedo, Camisano. Ancora più agile, ancora più efficiente. Nuova Nissan Micra, tua da 8.950 euro. Presso Beccast Automobili. Per la tua pubblicità, concessionaria esclusiva Publi Vicenza. Cambi e Borsa è presentato da Il Terrazzo alla Veneziana. Una storia di sassi, di uomini, di passioni e segreti. Baroni Targon, Vicenza. Ecco i cambi contro euro: dollaro 1,4681, yen 117,8, sterlina 0,8924, franco svizzero 1,2303. Le quotazioni di oro e argento: oro 1538,10 dollari per oncia, argento 36,55 dollari per oncia. Gli indici della borsa di Milano: All Share più 0,17, FTSE MIB più 0,24, Mid Cap meno 0,49. Le previsioni meteo sono presentate da Luxin. Luxin ha pensato anche a coperture e pensiline illuminate grazie all'innovazione degli impianti fotovoltaici. Esclusivamente Luxin. Creazzo, Vicenza. Previsioni meteo. Nuvolosità irregolare con schiarite e annuvolamenti che potranno risultare a tratti estesi e consistenti. Temperature senza variazioni di rilievo. Siamo giunti al termine per l'edizione provinciale del telegiornale di TVA. Grazie della vostra attenzione. A voi tutti. Arrivederci. Il successo ha un profumo che devi provare. Domofacile cerca agenti e collaboratori. A Vicenza, Baby Affari, l'usato di qualità per bambini da 0 a 16 anni. Vieni!